Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dal Pala Cesaroni di Genzano. Siamo qui per raccontarvi la settima giornata della Serie A2 di calcio a 5 femminile per il girone B. Fra pochissimo in campo la Coccinella contro Roma. Arriva ora intanto il fischio d'apertura. Attenzione a Vitale, prova a girare direttamente, c'è il tocco con il braccio. Arriva il calcio di rigore per la Roma. La rincorsa di Vitale con il destro e c'è la risposta da parte di Gavirati. Che errore in questa apertura. Intanto attenzione al destro, ci ha provato Ilenia Campanelli. Ottima la risposta di D'Amelia, prima parata della partita. Intanto Masini che recupera, poi dall'altra parte per la Coccinella ci pensa Grieco, che si propone anche un sortito offensivo. Il suo destro però si infrange sul corpo di Bruschi, c'è Cobelli, non riesce a uscire palla a piedi. Attenzione, è scoperta la Roma, c'è il destro provato da parte di Ilenia Campanelli, si spegne largo sulla destra, rimessa per la Roma già battuta con Masini che si propone, il pallone ancora per Marroni, quindi arriva la chiusura che mette la parola fine su questa incursione della Roma. E allora il rilancio subito su Abdallas, buono il controllo, poi se la fa portare via. Attenzione alla progressione di Marroni, arriva in zona tiro, il destro! L'intervento da parte di Gavirati, se la leva dal set e la manda in calcio d'angolo. Invece Coccinella che non si fa più vedere con costanza dalle parti di D'Amelia, seppur anche nel primo tempo non l'abbia quasi mai fatto con pericolosità. Intanto subito Di Lorenzo con la conclusione. D'Amelia in due tempi. D'Amelia, intanto attenzione a Marroni con il mancino largo. Gioco che riprende con Abdallas, taglia il campo in diagonale, poi lo scarico su Di Lorenzo, se ne va su Bartolini. Di Lorenzo, Abdallas strozza la conclusione, non ha colpito bene qui la numero 11. Ora Roma che deve completare il disimpegno, in difficoltà c'è Cavicchi, se la fa portare via. Attenzione ad Abdallas, zona del dischetto del tiro libero, il pallone per Di Lorenzo dentro l'area. Centrale, D'Amelia si oppone, battuta per la conclusione e poi incredibile, c'è l'infortunio di D'Amelia ed il gol dell'1-0 della Coccinella. 15 secondi dallo scadere del primo tempo, passa in vantaggio la squadra di casa, ora è 1-0. Giulia Aiello, non sembrava complicato l'intervento per Francesca D'Amelia. Intanto attenzione al pallone recuperato ancora con Aiello, che questa volta affretta i tempi della battuta, fuori. Intanto dall'altra parte Vitale e poi la sirena, incredibile, abbiamo avuto più occasioni negli ultimi 10 secondi che nei primi 19 minuti. Ora la sirena, i due fischi del direttore di gara, squadra a riposo, è sull'1-0 per la Coccinella. Appena arrivato il fischio d'apertura della ripresa, adesso questa maglia, di solito la 22 per lei, poi il destro ancora una volta provato da parte di Aiello, questa volta vola in tuffo D'Amelia che riesce ad opporsi. Per le ragazze in maglia bianca, ora con Abdallas, il pallone all'indietro per Campanella, prova ad allargare a sinistra, zona occupata da Di Lorenzo, intelligente il passaggio per Abdallas, si chiude la combinazione, Di Lorenzo! Grande azione della Coccinella, il destro di Di Lorenzo è appena largo, oltre l'incrocio dei pali, di destra, preciso, rende difficile l'arrivo di Bruschi su questo pallone. Ora un po' di confusione con il pallone recuperato da Campanelli, avanza poi il destro, e la risposta di D'Amelia, che ora può essere amministrato da Ilaria Ceccobelli, in verticale dove Vitali si gira su Di Lorenzo, poi arriva Ceccobelli, il destro due volte e la risposta da parte di Gavirati, che la Roma sta esprimendo. È ora di rimettere Masini, attenzione proprio a Masini col mancino largo, buona la prova dal punto di vista difensivo, meno dal punto di vista offensivo. Intanto attenzione al recupero con la conclusione, il palo dopo una deviazione e poi il pallone in calcio d'angolo vicinissimo al gol del 2-0, la Coccinella con Yasmina Abdallas a dominare il parziale sul risultato di 1-0. Intanto Bartolini esce bene con la schiena, poi Marroni vuole andare nuovamente, ma la numero 4 non glielo consente Grieco, che guida il contropiede, il pallone diretto a destra, qui c'è una chiusura meravigliosa di Masini.
Pallone per Bartolini, dentro c'è Cavicchi, la conclusione del gol della Roma che pareggia segnatamente al 14° minuto della ripresa. La firma è quella di Mariano Cecavicchi. Non tanto Cecavicchi con il mancino, non male il tentativo, appena alto. Gioca questo pallone con le mani, sceglie di andare a sinistra dove è un po' scoperta la Roma, buono il controllo di Aiello, poi le sfugge il pallone, se lo riconquista con la collaborazione di Di Lorenzo. Poi Cecco, Belli, buona l'interdizione, attenzione a Vitale, le si spalanca il campo e poi forse indecisa fra il tiro diretto del passaggio per Cecco Belli, ne scaturisce qualcosa a metà per la quale la Coccinella ringrazia. C'è campo per il contropiede delle giallorosse, ma Cecavicchi va a sbattere sul muro eretto da parte di Campanelli, poi il destro, la parata di Amelia, poi due volte D'Amelia sulla ribattuta di Campanelli. D'Amelia a salvare la Roma. Fischio dell'arbitro, Aiello verso la porta, largo ma di poco. Adesso D'Amelia la rimette in gioco per Masini quando stiamo per inoltrarci nell'ultimo minuto di gara. Attenzione al pallone recuperato, Aiello col destro, D'Amelia. 2 secondi ancora da giocare, pallone in avanti, gran controllo di Di Lorenzo, il pallone è ancora lì, Aiello prova ad andare in dribbling due volte, deve stare attenta a Bartolini a non commettere fallo, così come Bruschi, il pallone in zona Campanelli. Adesso Di Lorenzo per Aiello, il destro sul palo, dovrebbe esserci stato anche l'intervento di D'Amelia. E poi la sirena e i tre fischi da parte del direttore di gara. Si conclude qui il match fra la Coccinella e la Roma, risultato finale di 1-1. E allora siamo qui con Giulia Aiello, la capitana della Coccinella, non potevamo che non intervistare lei. Allora Giulia, la prima cosa che ti voglio chiedere è un commento a caldo sulla tua prestazione e sulla partita. Guarda, sono contenta della partita, sia della mia che delle mie compagne, perché non abbiamo mai mollato, ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, potevamo portare a casa 3 punti, però va bene così. E allora, partita che probabilmente è stata decisa sull'episodio dell'espulsione, Coccinella che dopo è riuscita anche a reagire in seguito al gol dell'1-1, Roma che non vi ha permesso di riportarvi in vantaggio. Secondo te cosa vi è mancato per cercare di far culminare gli sforzi nella gol del 2-1? Guarda, oggi l'unica cosa che è mancata è stato un pizzico di fortuna che non ci accompagna mai, però insomma oggi un pizzico di fortuna in più e ce l'avremmo fatta. E allora Aiello, oggi servivano i punti dopo la sconfitta contro lo Jasnagora, rifiata la Coccinella guadagnando dunque un punto in classifica. In base alla prestazione di oggi, quali sono le consapevolezze di voi stesse e dove può guardare questa squadra? Beh, possiamo sicuramente puntare più in alto e sappiamo oggi soprattutto che possiamo dire la nostra in questo campionato. E allora, per me può bastare dal punto di vista tecnico-tattico. Un'ultima domanda per Giulia Aiello, c'è qualcuno in particolare a cui vuoi dedicare la tua prestazione di oggi? Ma al mio papà. E allora, per me può bastare così. Un saluto ed un ringraziamento, oltre al rinnovo dei miei personali complimenti, a Giulia Aiello. Grazie.